agitiamo anziani solo per educazione. Siamo fatto la guerra e pure la rivoluzione. C'avemo tanti aneddoti di quando siamo frighi, di quando mangiavamo lo pasticco con i fighi. Quando si stava peggio l'Italia era migliore, c'era più dignità e non mancava i lavori. Ha detto tutto un macello, da gennaio a dicembre, perciò noi altri vecchi ce la mendiamo sempre. I vecchi si lamenta. E adesso voltiamo pagina, parliamo di rifiuti. Infatti è iniziata da qualche mese la raccolta differenziata a Monte Urano. Abbiamo intervistato gli anziani, che sono quelli che trovano un po' più difficoltà nel fare la raccolta porta a porta. Sentiamo il servizio della nostra inviata Marta Valli. Buongiorno, cosa ne pensa di questa raccolta differenziata? Saccio un corbo. Prima facevo un video sotto casa. Quando mi serviva, calavo le scale e buttavo la monnezza. Adesso tocca aspettare un martedì, un mercoledì, un sabato. Venga, mi posso sta segnare i giorni sul calendario di quando devo gli buttare la monnezza. Buona madonna. Beh, ma non pensa sia utile dividere l'immondizia per riciclarla? Che gli fa? Per riciclarla. E che madonna è? Per esempio, la vaschetta del gelato a casa una volta finita si lava e si usa per mettere altre cose. Ah, e pure io so fatto una cosa così, una riciclata. Sì? La casa, sai le scatole quelle di plastica dove sta lo detersivo? Sì. Allora a me la notte, quando mi dai pigiama e tocca arrezzarmi per il bagno, oggi so fatto lo pappagallo, così ce l'ho io sopra lo comodì, quando mi serve piscio, poi la mattina quando mi rinzo lo vago a svuotare il bagno. Beh sì, diciamo che più o meno il senso è quello. Buongiorno, possiamo fare qualche domanda? Dimmi. Volevamo chiederle cosa ne pensa lei della raccolta differenziata. È d'accordo con questa nuova iniziativa del comune? Guarda, io non è che c'era capito tanto, sinceramente. E poi la prima volta che sto bucato la casa, che sono visto tutti gli sacchetti colorati, ha detto moglie, ma che cazzo sono tutti questi sacchetti? E ma non li facciamo? Quindi deduco che a casa è sua moglie a gestire tutta la raccolta. Sì, ci pensa alla casa. Lucarbini, a se poco a poco sbaglio a buttare che co, a me si ingula. A me Lucarbini dico, che cazzo di Luchi? Anna Madonna. Ma senti, ma voi di chi siete? Siamo del TG Monturanese. Ah, ma sulla canale dove si via? Siamo del canale 351 sul digitale terrestre e su internet. Ah, Indel. Oh, io non ho capito la cosa, Bococca. Voi che dite? Siete d'accordo? Ah, guarda, a me mi storia pure bene, però prima era tutta un'altra cosa, tu. Prima piavo, buttavo tutto la coentro, a te invece mi tocca stare a spartire tutto. Poi tocca stare sempre con l'occhio, perché sta su Madonna, a via la roba, l'ha buttato io pare, mica sta guardando e butta. A due giorni, per esempio, il limone, ha piato l'ha buttato dentro lo secco. E che ti abbia un corpo, io sono dietro il frigorifero, l'unico era secco un raggio, allora dove lo dovevo buttare? Ho buttato il numero. Ma era secco, mica un muto. E vane va tu, sempre così, tocca stare in rete sempre come i frighi, capisci co? Stravaso di sangue. Va bene, a posto, abbiamo fatto. Signori, grazie per l'intervista. Prego, prego, a te quando vai in onda? Quando? Domani sera alle 11. Le 11, non gli arrivi già 2 ore che dormiamo. Ma va, alle 11. Io mo vado, il prete comincia la messa. Ah, comincia la messa.